C'era chi aveva dichiarato di aver visto manifestanti presi a calci in ospedale, chi agenti senza chiavi per le manette che avrebbero dovuto liberare i pazienti per le cure. Ancora si era detto che i poliziotti piombavano nelle salette durante le visite o imponevano dimissioni anticipate dai ragazzi fermati dopo il blitz alla Diaz. Di fronte a queste denunce verbali e mai formalizzate, l'assessore regionale alla sanità aveva avviato un'inchiesta amministrativa negli ospedali Galliera, San Martino e Villa Scassi. È terminata oggi con tre verbali chiarissimi per Micossi che suonano come smentita. Dicono che il personale sanitario nei giorni dell'emergenza del G8 e anche nella notte del sabato ha operato senza coazioni da parte delle forze dell'ordine, in condizioni di tranquillità e di sicurezza, senza ricevere minacce e soprattutto senza interferenze nelle decisioni di natura sanitaria. Queste testualmente le dichiarazioni che si leggono sui rapporti che domani verranno trasmessi al Presidente della Regione, del Comitato parlamentare d'inchiesta, al Ministro degli Interni e al Prefetto. Non è emerso alcun elemento che possa intravisare una condotta impropria da parte delle forze dell'ordine, scrive il direttore sanitario del Galliera. Le forze dell'ordine non hanno mai interferito con le attività sanitarie, di diagnosi e di cura, né leso i diritti dei pazienti, sottoscrive Paolo Elia Capra dell'ospedale San Martino. Infine, per il direttore sanitario di Villa Scassi, i comportamenti di colleghi agenti sono stati improntati alla massima correttezza deontologica e professionale. E allora, gli operatori sanitari che hanno denunciato abusi da parte degli uomini in divisa? Tutti coloro che hanno voluto scrivere hanno potuto scrivere su richiesta delle direzioni sanitarie, quindi tutti coloro che hanno avuto dichiarazioni da rendere le hanno potute rendere per iscritto. Mi sembra che però alcuni di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa non hanno voluto rilasciare dichiarazioni scritte alla direzione sanitaria. Mentre i vertici della sanità tracciano un bilancio positivo della gestione dell'emergenza, tanto che Napoli sta già chiedendo il piano organizzativo con l'intenzione di prendere spunto per il vertice che l'attende, il responsabile del 118 ha già fornito indicazioni in più che servirà per le indagini. Sono state allertate intorno alla mezzanotte le ambulanze per prestare soccorso alla scuola Diaz. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno i margini per parlare di omissione di soccorso oppure no.